Si è conclusa con l'arresto di un pregiudicato siciliano di 48 anni e di un fiorentino di 37 l'operazione degli uomini della squadra mobile di Firenze che hanno messo fine ad un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore fiorentino. Due settimane fa l'uomo aveva subito un furto nella sua abitazione durante il quale i ladri avevano trafugato dalla Cassaforte alcune sue vecchie foto compromettenti. Furto non è stato mirato tanto a portar via dei valori quanto ad acquisire dei documenti diciamo, di carattere molto personale, dopodiché si è tentata l'estorsione, hanno cercato di ricattarlo facendosi consegnare soldi in cambio del materiale. Nel corso delle telefonate, i due estorsori avevano minacciato l'imprenditore di esporre il materiale fotografico all'esterno della scuola frequentata dai figli se non avesse provveduto al pagamento di 4.000 euro. Un ricatto al quale l'uomo però non ha voluto sottostare, da qui la denuncia alla polizia e l'appostamento sui lungarni degli agenti, giovedì scorso la cattura. Per il momento questo è stato un caso specifico, non abbiamo altri casi in sospeso, quindi abbiamo già arrestato gli autori e stiamo lavorando per individuare eventualmente quella che può essere stata la talpa, chiamiamola così.